Un saluto da parte di Pierluigi Pardo, ci attende una sfida tutta da seguire con me, come sempre, Stefano Nava. Ciao a tutti, non so tu Pier, ma io non sto più nella pelle, tienimi! Speriamo di non rimanere delusi. Il direttore di gara concede il vantaggio. Sembra la scelta giusta. C'è spazio per andare. Pallone perso. Posizione ideale. È in buona posizione. Entra con decisione. Può ricevere una posizione interessante. Attenzione perché è pericoloso. Resta in piedi nonostante il contrasto. Se ne può andare adesso. Prova a calciare. Portiere grande protagonista con un intervento che salva il risultato. Era sfuggito alla guardia dei difensori ma non aveva fatto i conti col portiere. Palla toccata corta. Lo vede. Occhio all'errore del portiere. Cerca la giocata laterale. Lettura perfetta e palla recuperata. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Provano con il pressing. Possibilità di contropiede, attenzione. Palla girata sulla corsia. Può colpire da lì. Può metterla in mezzo. Pallone invitante. Buona qui la lettura del difensore. Vediamo cosa fa ora. Cross in mezzo. Il cross non era male, ma nessuno è riuscito ad approfittarne. C'è il lancio sulla fascia. Vediamo cosa inventa ora. Riconquista il possesso di palla. Protegge palla col corpo. Manovra interrotta dagli avversari. Si avvicina all'area. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Ci pensa lui a spazzare via. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. A spazio lungo l'out. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Suggerimento interessante. Dice di no, tuffo prodigioso. La tocca al compagno. Attenzione perché è pericoloso. Attento qui il difensore che allontana. Può riceverla. Lascia partire il tiro. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura. L'attaccante era già pronto a esultare. Touré. Può avanzare a spazio. Si fanno vedere i compagni.
Cerca il compagno con questo cross teso. Partono in contropiede. Posizione ideale. È in buona posizione. Per poco non trova la porta. Sembrava già dentro, peccato, sarebbe stato un contropiede perfetto. Bravo qui a smarcarsi. Lo vede. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Palla interessante in profondità. Possesso palla per gli avversari. Può colpire da lì. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Bravissimo qui il difensore che recupera. Arbitro che assegna il calcio di punizione. Efficaci fin qui i passaggi. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Vediamo cosa inventa ora. Tutto facile qui per il portiere. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. E si chiude qui il primo tempo, 0-0 alla fine dei primi 45. Hanno sprecato davvero molto in questa prima. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Pallone perso. Vediamo cosa fa ora. Palla schizza via dopo il contrasto. Palla molto interessante. Possono dunque ripartire. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Può contare sull'aiuto dei compagni. Attenzione perché è pericoloso. Recuperano palla. Pallone invitante. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Ci arriva con la punta delle dita. Aveva quasi trovato il gol qui da posizione impossibile. Sembrava una follia tentare la conclusione da lì. E invece la palla è uscita di poco. Guadagna metri. Pallone profondo, pericoloso. È arrivato il fischio che ferma tutto. Fuori gioco, ma che brivido. Sembrava poter andare, ma era al di là. Può ricevere una posizione interessante. Palla respinta dal difensore. Chance dalla bandierina per spezzare la situazione all'equilibrio. Corner battuto corto. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Ha spazio per andare. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla.
scelgono ancora il tiki-taka. Si aprono spazi invitanti. Occhio al cross. Possesso gestito male, buono il recupero. È in buona posizione. Ruba bene palla all'avversario. Un'altra buona giocata. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Ottima visione di gioco. A spazio. Grande uno contro uno. Deviazione di testa che si è spenta abbondantemente sul fondo. Qui importante il disturbo del difensore. Eh sì, gli ha impedito di saltare liberamente. Spazio per il cross. Prova a far partire il tiro e il portiere dice di no. Touré. Lo vede. Pallone perso. Opportunità per il cross. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Il tentativo di pressing qui. Può girare il pallone. C'è il contrasto, può provare. Vediamo cosa fa ora. L'arbitro assegna il fallo laterale. Guadagnano la rimessa laterale. Buona qui la lettura del difensore. Vediamo cosa inventa ora. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Allontana la minaccia. Matteo, quanto manca ancora da giocare? Sul cronometro, Pier, mancano ancora 15 minuti al 90esimo. Grazie, ovviamente se dovessero esserci novità richiarici pure la linea. Recupera palla intercettando bene il pallone. Hanno metri a disposizione. Inter che può attaccare per provare a vincerla, trascinata dal tifo incessante del pubblico di casa. Regalano palla agli avversari. Arbitro che ferma il gioco e dunque si riprenderà con un calcio di punizione. Attento qui il difensore che allontana. Prova col filtrante profondo. Attenzione perché è pericoloso. Può ricevere una posizione interessante. Alla messa dentro. La difesa la meglio e allontana il pallone. C'è campo per andare, attenzione. Può colpire da lì. Bravo qui a smarcarsi. Un gol che manda all'aria le loro speranze in questo finale. Hanno accarezzato a lungo il sogno di strappare almeno un pareggio, ma ho paura che dovranno arrendersi all'evidenza. Possono consolarsi comunque. Con una buona prova, non era facile contro un avversario di caratura superiore come quello di oggi. Pallone invitante. Grande atmosfera adesso sugli spalti, momento chiave della gara per modificare le sorti del match. Risultato in bilico, un eventuale gol adesso rivelarsi decisivo. Se avesse segnato qui sarebbero portati a più due, ma il pallone invece è terminato sul fondo senza creare problemi al portiere. No, non era facile, va detto. Conclusione comunque da lodare per tecnica e coordinazione. E allora ancora più importante sapere quanto manca al fischio finale. Andiamo a bordo campo, Matteo Barzaghi. Matteo. Altri 3 minuti da giocare prima del 90esimo, Pier. Ottimo lavoro, Matteo, come sempre, grazie. Cerca il tiro e c'è il gol. Partita davvero a senso unico, un verdetto chiarissimo. 2 reti messe a segno finora, davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Manovra interrotta dagli avversari.
Hanno regalato il pallone su questa rimessa. L'arbitro dice che può bastare.